Può suonare strano, ma anche le linee elettriche possono contribuire positivamente alla tutela della biodiversità. E con un evento spettacolare, la liberazione di un rapace, Terna, la società che gestisce le linee elettriche ad alta tensione, ha inaugurato una nuova stagione per i suoi progetti a sostegno dell'ambiente. Il rapace, che ha preso il volo nel parco della riserva naturale Valle dell'Aniene, è una femmina di falco pellegrino di circa 2 anni. Reduce da un periodo di cure presso la riserva naturale del lago di Vico. Era l'occasione per lanciare anche l'inizio della stagione delle Birdcam, che sono queste telecamere messe all'interno dei nidi che consentono a chi vuole comodamente da casa di vedersi la vita segreta all'interno dei nidi. E di queste cam a Roma ne abbiamo montate su diversi nidi, e ce ne sono state lo scorso anno 4. Quest'anno ci aspettiamo che ce ne siano altri 4. È dal 2006 che Terna, in collaborazione con l'associazione Ornis Italica, sostiene i progetti Nidi sui Tralicci e Birdcam. Questo è parte di un progetto particolare di proattività nei confronti della natura e della biodiversità che ci vede impegnati da tempo e che ci ha portato, insieme a Ornis Italica, con cui collaboriamo da anni, ormai a installare più di 500 cassette nide artificiali sui tralicci. E questo significa che ormai anche la dimensione quantitativa di questo nostro intervento è rilevante. Ormai sono più di 1000 ogni anno i piccoli che si involano dai nostri nidi. Un esempio virtuoso di come pubblico e privato possono attivare comportamenti virtuosi. È uno degli esempi di come debbano essere condotte in maniera condivisa questo tipo di azioni e di impegni.